Immagini, stiamo per vedere il primo gol della Campobasso. Dopo 7 minuti c'è un fallo di Falcetta su Vagheggi, l'arbitro Baldas di Trieste, molto bravo, decreta la massima punizione trasformata, come abbiamo visto, da Perrone. Il raddoppio arriva per opera di Vagheggi, ben servito dallo stesso Perrone. Siamo all'11esimo, partita praticamente chiusa, invece il Palermo sembra riaprirla alla mezz'ora circa del primo tempo. Abbiamo visto la stupenda realizzazione di Sorbello. Nel secondo tempo ci si attende il Palermo e invece dilaga il Campobasso. Vagheggi firma il 3-1 e il 4-1 arriva a 5 minuti dal termine ad opera di Goretti. Da Campobasso occorre.